Quest'idea di scuola è nata nell'estate del 2008, dopo la lettura di alcune parole del grande scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton. Scrivemmo in un volantino proprio queste parole: la gente inondata, accecata, resa sorda e mentalmente paralizzata da un'alluvione di volgare e insipida esteriorità che non lascia tempo per lo svago, il pensiero o la creazione dall'interno di sé. Noi attribuimmo tutto questo a una mancanza di educazione e allora demmo vita a questa scuola. Siamo un gruppo di famiglie che dal 2008 ha a cuore l'educazione dei propri figli e l'idea di edificare, di costruire la società in maniera sana e a misura dell'uomo. E la scuola è gestita da una cooperativa, ma i soci di questa cooperativa sono le stesse famiglie che l'hanno costituita. La nostra è una scuola libera, non è né statale né paritaria. È una scuola paterna o parentale e quindi si avvale di alcuni articoli della Costituzione italiana e delle leggi sulla scuola. Abbiamo la possibilità in Italia come genitori di tenere a casa i nostri figli, educarli secondo le nostre convinzioni. Questo è un diritto costituzionalmente garantito, però è una grande difficoltà perché qui in Italia pochi lo fanno. È una scelta che abbiamo fatto, volontaria, di rimanere liberi, di non appartenere né allo Stato né sottometterci ai vincoli che lo Stato vuole mettere alle scuole, per poter insegnare secondo le nostre convinzioni, secondo un'idea cattolica di educazione, secondo la nostra tradizione. La nostra proposta educativa comprende una scuola media, un liceo delle scienze umane e un istituto professionale. Questo perché vogliamo offrire un ventaglio il più ampio possibile di opportunità ai nostri ragazzi. La nostra scuola propone un curriculum classico. Dire questo in Italia è qualcosa di molto impegnativo perché nel nostro paese le scuole sono rigidamente divise in base a degli indirizzi che non possono essere cambiati. Per fare questo noi abbiamo scelto di fondare un liceo delle scienze umane in cui i nostri giovani possono studiare filosofia, psicologia, letteratura, due lingue, l'inglese, lo spagnolo e molte altre cose. La nostra scuola si regge totalmente sui nostri sforzi economici, intellettuali e educativi. Quindi facciamo conto solamente sulle rette dei nostri ragazzi e su un complesso programma di raccolta di fondi che ci occupa tutto l'anno. Una cosa morta può andare con la corrente, ma solo una cosa viva può andarvi contro.